Sono solidale con tutto il personale delle forze dell'ordine, in particolare in questo caso con gli esponenti della Polizia di Stato, che giorni fa hanno fatto un intervento drastico ma necessario. La cronaca è piena di vicende drammatiche di questo tema. Poi si scopre dopo se è un pazzo, se è un malato, se è un fondamentalista, se è un criminale. Però abbiamo visto in Germania, proprio negli stessi giorni, l'ennesimo caso che si è concluso il tema con 5 morti, però si ferite assolutamente a rato. Il coltello, il matto che urla, non è come di fare una domanda sulla filosofia islamica per sapere se è un imam incazzato o un matto da curare, che nell'immediato il rischio è quello della vita. Gli avanzava, se tu lanci un serpente, puoi colpire contemporaneamente altre persone. Quindi credo che la gente che è venuta in maniera drastica l'abbia fatto per stroncare un eventuale pericolo, perché tutti i filosofi del giorno dopo devono immaginare nell'immediato e fare il raffronto tra i fatti di cronaca. Germania, stessi giorni, 5 morti in maniera simmetrica. Gli avanzava. Zero feriti, salvo matto, che però, casomai, se avesse portato alle estreme conseguenze il progetto, avesse ucciso qualcuno, forse sarebbe morto. Perché casomai, nella reazione giustificata, in molti casi di cronaca internazionale noi vediamo, che molti di questi pazzi, o tentatori, perché finiscono morti. Una cosa che quindi lui, alla fine, gli hanno salvato la vita, paradossalmente. Una cosa, la situazione qua intorno a Termini è drammatica per quanto riguarda la presenza di extracomunitari, ma la Raggi non sta facendo niente da anni, come si può allora risolvere? La Raggi non fa niente da anni, però oggettivamente il problema è generale dello Stato, la Raggi potrebbe dire che lei ha la polizia locale, ma poi lo Stato dovrebbe vedere. Guardi, se noi chiedessimo alla questura quando cominciano i carabinieri ci scioglierebbero dei dati che non sono buoni, che ci sono tutti. Tanto è vero, l'altro giorno il pazzo l'ha chiamato qui, la firma, la condizione, la porta, la stazione, si potrebbe rispondere un po' personale, cioè. Tuttavia noi abbiamo un problema complessivo che i governi che si succedono da una cosa, quello degli organici. Anni fa si decise di prendere atto che gli organici erano più bassi, invece di adeguare la pianta organica e assunzione, si fece una riunione e disse: siamo 98.000, siamo 95.000 e ci fu un adeguamento al ribasso, per cui bisogna agire con un piano concordato. Anche le forze private hanno un ruolo, perché qui alla frazione si arriva all'accesso dei binari, a tutta la selettiva di controllo ci sono forze di polizia, quindi io sono favorevole a un principio di sussidiarietà. Negli aeroporti controllo il bagaglio, quando ero bambino facevano la polizia, ora lo fanno. Allora facciamo fare ad altri le cose più tra virgolette ordinarie, il filtro all'arrivo al binario, nell'aeroporto il controllo bagaglio, come già avviene, e concentriamo le forze di polizia sulle attività più di controllo del territorio, di contrasto ai criminali, anche coinvolgendo di più la spesa strutture private. Questo può essere un modo, perché però in Italia gli organi non hanno altro che più basso. I privati che non ci sono, non si può privatizzare la sicurezza pubblica, che così si chiama, però si può allargare l'uso dei privati nelle attività, come dire, che non hanno un tasso di rapida prima degli aeroporti delle stazioni, se non una valigia pericolosa, chiama il posto di polizia o il posto dei carabinieri che arriva. Quindi io credo che per sopperire a questa esigenza serve un piano integrato in cui anche la polizia locale, Roma ha magari 6-7.000 unità, ovviamente anche la polizia locale poi ti chiede il tema del riconoscimento dello stato diverso, noi lo sappiamo. Quindi bene fa il Sacco a richiamare su questo tema, dove la responsabilità è globale delle classi dirigenti, ma riguarda gli organici e la pianificazione di un controllo del territorio, dove non è che la polizia di Stato può fare tutto, poi i carabinieri, però un piano organico di polizie locali, di polizie competenza nazionale, di forze private che fanno altre cose, rimettono più dentro, che all'accesso ai binari ci sono dei signori con un giubbino, danno un'occhiata, se si vede un pazzo c'è un telefonino a pesare.